22 dicembre 2012. Per il pacco Grassia oggi è il taglio del nastro, la struttura da 5 anni aspettava di essere aperta al pubblico. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Perché non è un'inaugurazione, questa non mi piace inaugurare, riconsegniamo alla città uno spazio che sicuramente può dare diciamo in termini di vivibilità una risposta a un ambito che ha bisogno di tanto arte. Come pensa Castello di questa consegna del parco alla città, perché il sindaco la definisce non inaugurazione ma consegna alla città? Da domani e da oggi la città potrebbe usare questo parco. Questo parco può essere usato da oggi o da domani? In queste condizioni è auspicabile che intervenga ulteriormente l'amministrazione per meglio attrezzare il parco. L'erba probabilmente crescerà e quindi un po' di parco verde ci dovrebbe essere. Ci auguriamo che venga ulteriormente incrementato con panchine decenti, con una passeggiata più tranquilla e più sicura, perché a quanto pare è solo un po' di strada sterrata. Parco Grassia, sempre peggio, altro che video sorveglianza, è scomparso persino il cartello che indicava la presenza delle telecamere, funzionanti o meno, le telecamere c'erano e potevano servire da deterrente, e invece no, il parco è diventato territorio di conquista dei vandali, che, come vi mostriamo, hanno vandalizzato le porte di accesso destinata agli utilizzatori di questa struttura. Porte rotte, questo è il bagno, questa è la sala in cui sarebbe stato possibile per i visitatori della struttura soggiornare giocando magari a carte. Per quanto riguarda la carbonella e l'attrezzo per arrostire i carciofi, ecco qua, è ancora presente malgrado la segnalazione fatta qualche tempo fa, anzi c'è ancora più carbonella dispersa per terra, a dimostrazione che qui si continua ad accendere, a bruciare, a far funzionare qualcosa. In più c'è il bagno per disabili, è stato aperto, forzato, buttato a terra l'assa che serve ai disabili per poter accedere, la tazza intasata ed è impossibile liberarla perché non funziona lo scarico. Abbiamo provato, apriamo il rubinetto ma non è scende, pure l'acqua c'è dal rubinetto del lavandino, l'acqua c'è ma non c'è per scaricare la tazza, così che questo più che un servizio igienico sembra un immondezzaio, a dimostrazione di come venga video sorvegliata quest'area, a dimostrazione che le segnalazioni fatte non servono a niente. Era questa Era questo l'obiettivo, tant'è che dove era sporco è sempre più sporco e c'è un abbandono sempre maggiore, sempre più evidente, sotto ogni aspetto. Quest'area è praticamente lasciata a se stessa. Era questo l'obiettivo che l'amministrazione intendeva raggiungere quando ha aperto all'uso pubblico quest'area, per dare la possibilità ai residenti di questa zona periferica di un punto di ritrovo sereno?